dire non mi basta, non ci compro un chil di pasta, caro capo. 1000 lire non le vo, il mio capo mi vuol dare le 2000 al martedì. Le 2000 son pochine, non ci compro le fettine, caro capo. Le 2000 non le vo, il mio capo mi vuol dare le 3000 al mercoledì. Con 3000 mi ben cresce, non ci compro un chil di pesce, caro capo. Le 3000 non le vo, il mio capo mi vuol dare 4000 al giovedì. 4000 dirla tutta, non ci compro manco la frutta, caro capo. 4000 non le vo, il mio capo mi vuol dare 5000 al venerdì. 5000 non per niente, non ci pago la corrente, caro capo. 5000 non le vo, il mio capo anche al sabato le 6000 mi vuol dare. Con 6000 mi bastasse, io ci pagherei le tasse, caro capo. Le 6000 non le vo, e la domenica per finire voglio 10000 lire, caro capo. Oh grande capo, te lo ripeto, che da 10 non torno indietro, e tu questo lo sai già. Che avete sentito sono delle lettere vere e autentiche, doc, scritte da delle giovani italiane che negli anni 50 e 60 hanno poi scritto queste lettere a delle riviste femminili. Queste lettere sono state poi raccolte da Gabriella Parca, che ne ha fatto un libro che si chiama Le italiane si confessano, da cui appunto noi le abbiamo tratte. E le abbiamo scelte perché ci fanno sorridere, ovviamente, ascoltandole, per questa evidente consapevolezza di queste ragazze del loro corpo e del loro ruolo nella società. Però appunto ci chiediamo, come sempre, ma oggi, con tutti questi amici della De Filippi, giro per la televisione, tutte queste venine senicolate, siamo andate poi molto lontano? Non si sa, a voi la sentenza. La seconda tappa del nostro viaggio, ovviamente parlando di donne, non può che riguardare il focolare domestico, perché si sa, la donna è la regina della casa. Una regina, un cincinnino sottotono, se si pensa che la violenza domestica è un problema gravissimo ancora oggi in tutto il mondo. Se si pensa che una recente indagine in Inghilterra, quindi non in paesi incredibili e sconosciuti, ha evidenziato che una donna su tre tra quelle morte per morte violenta è stata uccisa dal proprio convivente. Ma per tutte le sopravvissute che vogliano cucinare un uovo alla coppia o trascorrere una serata tra amici parlando di Anna Bolena e Giuseppe Verdi, non resta che consultare rapidamente la splendida enciclopedia della donna, veramente carica di grandissimi e utilissimi consigli e soprattutto diffusa nelle case di tutte le italiane e degli italiani, ovviamente, fino agli anni 70. Proprio 70, lo giuro. Bene, leggeremo alcuni interessanti e sapidi ritratti psicologici. Tratto dalla sezione psicologia. Bovarismo. Olè. Desiderio di evasione. Per quale motivo la moglie di un medico condotto abbandona marito e figli per unirsi a un famoso campione sportivo? Boh. Che cosa può spingere una cantante già celebre a lasciare il marito, tranquillo uomo d'affari, per un facinoroso armatore di fama internazionale? Armatore. Ah, ecco. A prima vista si potrebbe rispondere l'amore, o almeno la passione, e forse in buona fede anche le eroine dei nostri fatti. L'eroina. Questi fatti di cronaca credono a tale giustificazione dei loro atti. C'è 100.000. Ma lo psicologo non è d'accordo e definisce queste situazioni con il nome di bovarismo, che deriva da un celebre romanzo dello scrittore francese Flaubert, Madame Bovary. Oui, 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 oui.
Il bovarismo, inteso in senso psicologico, è una situazione oggi molto diffusa. Non si può dire che sia esclusiva del sesso femminile, ma sicuramente predominante in esso. Evasione ad ogni costo. Le caratteristiche del bovarismo sono due. La prima consiste in uno stato di insoddisfazione, anzi diremmo di insofferenza, per la situazione o per l'ambiente nella quale la donna è costretta a vivere. Per favore, signorina, non faccia versacci, torni indietro. Ma bisogna aggiungere subito che questa insoddisfazione è perlomeno in gran parte ingiustificata. Per fare che? Una donna psicologicamente sana infatti riesce sempre a vincere la sensazione di mediocrità nell'ambiente in cui vive. La seconda caratteristica del bovarismo, diretta conseguenza della prima, consiste nella necessità di evasione. Ve l'avevo detto, voglio andare via. Questa evasione può realizzarsi in maniera innocente, come la pretesa di darsi alla letteratura, alla pittura, alla filodrammatica o ad altro, pur senza averne particolari attitudini, ma più spesso sfocia nella forma più banale, nello stesso tempo più carica di gravi conseguenze, cioè l'adulterio. Un'immaturità psichica. Condizione indispensabile del bovarismo è appunto un'immaturità psichica. Infatti la donna che ha un carattere debole, fantasia limitata, io sopravvissuto, scarso controllo di sé. Oh, ragazzi, ragazzi, aiuto, aiuto! Troverà mediocre non solo la vita assieme a un modesto professionista in un piccolo centro di provincia, Rory, ma perfino l'esistenza in un ambiente lussuoso e con possibilità di distrazione e di affermazione. Allora. Oh, guarda, hanno aperto una nuova disco di tendenza, Saluzzo, vero? La donna equilibrata invece trova sempre nella famiglia, nei figli, nel lavoro, in altre attività le risorse per vivere senza rimpianti e senza propositi di evasione. Allora sarò qui. Anzi, è proprio in questi motivi che la donna esprime tutta la sua personalità e trova appagamento e pienezza di vita, quindi ragione vera di gioia. Come sono contenta! Al 1993. Sono passati 30 anni di lotte, sono stati conquistati molti diritti. Insieme agli uomini, le donne conquistano il diritto al divorzio, il diritto all'aborto, e finalmente esce un testo di cui davvero si sentiva il bisogno, davvero, davvero. A caccia di maschi, ma è la perfetta cuccatrice. Perché come si sa, la parità fra uomo e donna, ovvero come l'8 marzo, spesso è lo spogliarello maschile, ecco allora il manuale della perfetta cuccatrice. Tratto dal libro. Non c'è da meravigliarsi se gli uomini si sono dati alla macchia. L'atteggiamento femminista non poteva che avere degli oppositori. Era estremo, radicale, amaro. La maggioranza degli uomini da me intervistati ha dichiarato che fondamentalmente di noi donne piacciono il profumo, ogni tanto non so, le curve, la morbidezza, la pelle liscia, e il temperamento. Insomma, tutto ciò che è tipicamente femminile. Ma che scherzi! Solo noi, Ma... Per conquistare l'uomo di oggi, il nostro libro ci dà dei consigli. Naturalmente dice, ci sono delle cose che non bisogna assolutamente fare. Mi raccomando. Per esempio, sì. Baciarlo come se doveste sturare lo scarico di un lavandino intasato. Ovviamente se non ce lo diceva il libro non lo sapevamo. Guardare la TV da sopra la sua spalla mentre lui sta dando il meglio di sé. Guarda,
l'atto sessuale. Ah, che schifo! Fare rumori osceni o vomitare. Ecco, è che io... scusa, no, ti volevo dire... Io ti... amo. Ridere di lui o di una parte della sua anatomia. Dai, ma stai tranquillo, si sa, è una leggenda popolare, non è vero? È che... assegnargli un punteggio in rapporto ai vostri ex amanti. Che brutto, dai, questo proprio non ce l'ho fatta. Sai, meno più. Dargli l'indicazione di direzione. Vai, sterza tutto. Vai, ora ci sei. Io mono il palino. Gridare il nome sbagliato. Giampaolo, Giampi, sì. Ugo, scusa. Usare i canini durante il sesso orale. Ve la lascio, mi fa posso stare